ancora pochi minuti e anche quest'anno vivremo l'emozione della stella. Approfitto di questi pochi istanti per rivolgere innanzitutto l'augurio di un sereno Natale da parte mia e di tutta l'amministrazione ai concittadini di Adrani e agli ospiti qui giunti per assistere a questo appassionante spettacolo. E poi per ringraziare tutti quanti che con la loro assoluta dedizione e con la loro opera consentono anche quest'anno di tenere viva la tradizione della Parata della Stella. Li vorrei nominare tutti: Don Carmine, Lello, Gerardo, Gino, Tonino, Pasquale, Mimmo e poi ancora la Polizia Municipale, la Protezione Civile, i fuochisti, la ditta Senatore, ma ho paura sempre di dimenticare qualcuno, per cui ringrazio vivamente tutti quanti hanno consentito ciò. Viviamo momenti particolarmente difficili nei rapporti tra i popoli. L'iniziativa unilaterale degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, la presenza di tante armi nucleari e, come ci ha ricordato Papa Francesco nelle scorse settimane, mette a rischio la sopravvivenza stessa dell'umanità. Le guerre che ancora producono vittime in tante parti del mondo e costringono tanti a fuggire dalla propria terra. Sono queste le ragioni per cui ci guardiamo attorno ed il più delle volte questo sguardo produce in noi una sensazione di impotenza e negatività, di delusione e di disperazione. Ma non bisogna arrendersi, dobbiamo mantenere ferma la speranza, una speranza che deve diventare ogni giorno di più un impegno concreto per la pace attraverso la solidarietà ed il dialogo. La stella sta per prendere il via, con essa facciamo partire da Adrani, piccolo paese sul Mediterraneo, quel messaggio di pace e di solidarietà che anche quest'anno abbiamo voluto mettere al centro di tutte le nostre iniziative. Accompagniamola la stella, in silenzio, raccolti nella nostra intimità e nelle nostre riflessioni, ciascuno con le proprie convinzioni, ma tutti uniti per mantenere viva la speranza della pace. E dopo sia la gioia della festa, dei fuochi, dei colori. Auguri, auguri a Adrani!
Grazie.